qual è la situazione della sicurezza nella sua città? Beh, intanto ricordiamo che mi preme dire che il fatto accaduto ieri è un fatto isolato che è rientrato dopo pochi minuti perché il soggetto è stato tratto in arresto, e per questo va sicuramente il mio ringraziamento più profondo alle forze dell'ordine con cui c'è una stretta e continua e proficua collaborazione. Come potete vedere, siamo in questo parco che abbiamo voluto riqualificare nella scorsa amministrazione. Vi ricordo che fino ai primi anni 90 in questo parco era possibile trovare delle siringhe ad ogni metro, ad ogni passo. Quindi stiamo ben attenti a parlare di emergenza, è certamente un caso isolato, come sono i casi isolati quelli dei giovani, anche perché parlare continuamente di baby gang sinceramente non rende giustizia a quel 99,9% di giovani che sono seri, che studiano, che lavorano, che si sacrificano per il proprio futuro e che sicuramente hanno qualcosa da insegnare a tutti noi, anche che siamo più anziani. Per cui io penso sinceramente, come ripeto, sia assolutamente un fatto isolato, rientrato tra l'altro all'istante, per cui Montebelluna è una città assolutamente sicura, una città pulita, sicuramente possiamo fare sempre di meglio, siamo qui per fare sempre di meglio anche con le forze dell'ordine, con le quali, ripeto, c'è una continua collaborazione.